ti spalti, c'è un cuore che vola, ci unisce tutti anche senza parole. La nostra squadra non sarà mai sola, se siamo in tanti. Amici sportivi ed appassionati di basket, buonasera e benvenuti al Pala Virtus da Simone Daguanno. Oggi, in occasione della sesta giornata di campionato di Serie B, Girone C, la Virtus Cassino affronta la Visnova Roma. Giornata speciale per la Virtus Cassino, che oggi torna a giocare in casa in un palazzetto tutto suo. Si comincia, inizia dunque l'avventura al Pala Virtus per Cassino. Casale, Rossetti, scivola del testa, Rossetti, occhio alla tripla dello zero, Giampaoli, e finisce! E la Virtus inaugura il Pala Virtus con la prima vittoria casalinga, 63-60. Finisce dunque il match. Siamo qui con il coach della Visnova Roma, coach Martiri. Allora coach, era una partita importante, una partita dove non eravate obbligati, ma comunque per voi questi due punti erano estremamente importanti per la classifica, partita punto a punto che tuttavia vi ha visti sconfitti. Una sua personale considerazione sulla partita di quest'oggi. Ma per noi era importante fare una bella partita. Dopo la sconfitta con la Stella, in cui non abbiamo fatto quello che dovevamo, questa sera per noi non era importante anche vincere, ma fondamentalmente era importante dimostrare a noi stessi che possiamo stare in questo campionato. E occasione migliore con la squadra probabilmente più forte del girone non poteva esserci. Quindi per noi era importante giocarcela fino alla fine, cercare di portarla a casa, ma fondamentalmente cercare di fare una partita importante, cominciare a credere in noi stessi e capire che possiamo stare in questo campionato. Cassino è una squadra al di sopra di ogni sospetto, quindi hanno giocatori di categoria superiore e si è visto, perché il canestro più importante della partita l'ha fatto Birindelli con quel canestro da tre che ha spezzato la partita, non tanto sul punteggio quanto mentalmente. Quindi loro hanno avuto questa forza. Noi siamo stati bravi di squadra, a giocare di squadra, abbiamo giocato tutti e questo è un grosso merito per i ragazzi. Veramente essere riusciti a giocarcela fino alla fine con loro è veramente un grosso merito. Le voglio fare un appunto. Nonostante il passaggio di categoria che ci può stare, è però un inizio di campionato che a mio personale parere non rende fede alla vostra qualità del roster. Persone come Pierangeli, che l'anno scorso hanno fatto la semifinale, persone come Staffieri e Casale, che hanno fatto la finale, persone che del calibro di Iannilli, che viene comunque dalla Serie A2, avete un roster di tutto rispetto. Non crede che avete un po' le tasche vuote da questo inizio di campionato? Allora, i nostri problemi all'inizio sono stati proprio questi, cioè mettere insieme giocatori di varia estrazione e questo non è facile, perché hanno tutti grossa personalità, quindi ci vuole del tempo per riuscire ad assemblare una squadra che pensi di essere squadra. In più mettiamoci anche il fatto che noi abbiamo avuto, non è una giustificazione, grande giustificazione, però abbiamo avuto problemi di campo, quindi non riusciamo ad allenarci 4 volte a settimana, 1 ora e mezza, quindi questo vuol dire tanto, il 90% delle squadre fanno almeno altri 3 allenamenti la mattina, noi non possiamo farli. E questo un po' ci penalizza, non vuol giustificare questo, ma sicuramente il fatto di mettere insieme 3 gruppi, quindi una parte del gruppo dell'anno scorso, una parte dell'Eurobasket, Iannilli, i giovani che vengono da Castellano, chiaramente non è facile, ci vuole tempo e noi anzi pensavamo di riuscire a portare via pochi punti in questo inizio campionato, perché abbiamo tutte partite
abbastanza difficili, cioè Barcellona, abbiamo perso con Barcellona, ma Barcellona si sta facendo vedere che è una buona squadra. Abbiamo perso con Valmontone, Valmontone penso sia a livello di Cassino, se la giocherà con Cassino per salire. Abbiamo vinto con Cefalù, che è una squadra che ha dimostrato di saper vincere anche fuori casa. Siamo andati a vincere a Forlì, cosa insperata. Quindi noi eravamo partiti con la paura di fare 0-6 nelle prime 6 partite, perché erano veramente partite molto dure. Invece siamo riusciti a creare questo gruppo squadra e questo mi fa ben sperare per il futuro. Sicuramente individualmente siamo una buona squadra, però le individualità, se non messe insieme, e quindi se non fanno squadra, non servono a niente. Quindi dobbiamo riuscire a fare questo. Le faccio un'ultimissima domanda solamente da un punto di vista tecnico individuale di un giocatore che ho seguito personalmente nelle finali di Vasto 2 anni fa, che secondo me è un buonissimo prospetto che avete in squadra, che è Legnini, che secondo me è un ottimo giocatore. Vorrei un commento personale su di lui, perché secondo me ha grandissimi margini di miglioramento. Marco, hai detto benissimo, ha grandissimi margini di miglioramento. Il suo unico problema è che fino ad oggi ha giocato al massimo in C2, l'anno scorso ha giocato poco perché è stato all'estero, cioè ha giocato all'estero ma non ha fatto un campionato, diciamo, di categoria, e quindi il suo problema in questo momento è quello di riuscire ad entrare nella velocità del gioco, e non parlo tanto di conclusioni quanto proprio di letture, di situazioni. Quindi le sue difficoltà in questo momento sono queste, però stasera ha fatto la prima veramente bella partita dell'anno, ha difeso come può difendere, ha fatto canestro quando c'era da fare canestro e si è comportato bene. Credo che nel proseguo del campionato si guadagnerà minuti, anche perché è un bravissimo ragazzo, si impegna tantissimo e quindi lo merita. Questo è il suo unico problema, riuscire a entrare il più velocemente possibile in quella che è la categoria, e penso che comunque lo farà, entro fine anno lo farà sicuramente bene. La prossima, coach? La prossima Maddaloni, abbiamo Maddaloni e Catanzaro, e quindi sono due partite alla nostra portata, con due squadre toste, perché non ci sono squadre materasso, però avendole in casa possiamo provare a fare il colpaccio. Riuscire a vincere tutte e due significherebbe continuare a crescere, continuare a fare quello che stiamo facendo, cioè a giocare di squadra e prendere fiducia. A noi in questo momento ci serve fiducia, e la partita di stasera ci dà molta fiducia, quindi speriamo di poter portare a casa 4 punti che ci darebbero molto, molta spinta. È una bella soddisfazione, vedo i tuoi occhi pieni di gioia dopo tanti sacrifici. Penso che anche questa vittoria sia stata frutto di un sacrificio bello grande da parte dei nostri ragazzi, che nonostante delle difficoltà durante la partita, penso soprattutto da un punto di vista realizzativo, non si sono comunque lasciati sfuggire un'occasione ghiotta come quella di stasera di portare a casa i 2 punti, perché non si poteva toppare una terza volta una terza partita in casa. Parto dalle parole di Gianluca Valesin alla fine della partita, quando mi ha abbracciato e mi ha detto: presto, ci siamo tolti una bella scimmia dalla spalla. È verissimo, c'era tanta tensione, c'era tanta paura, e quando giochi con la paura c'è il rischio di non riuscire a portarla a casa. Ma questa è una squadra che ha tanti valori, ha valori fisici, ha valori morali, ha valori atletici, ha valori di gruppo, e sono venuti fuori tutti quanti, sono venuti fuori al cospetto di una grandissima squadra che se ne dica. Visnova stasera ha giocato molto bene, tenendo bassi ritmi, si vede che stanno carburando ed entrando pure loro nei meccanismi dell'amalgama di squadra, e una partita così significa tanto per noi. Faccio presente che a questo punto della stagione avere un 4-2, 4 vittorie e 2 sconfitte per noi è un grande successo, con una squadra totalmente rinnovata anche nello spirito, nella filosofia, in tutto quello che avevamo detto e ci eravamo detti durante l'estate. Una domanda da un punto di vista comportamentale della squadra. È una squadra che si impegna molto in difesa, che fa della difesa la sua forza, e si conferma ancora una volta l'analisi che facemmo 2 settimane fa contro Barcellona: la Virtus, quando tiene l'avversario sui 60 punti, vince sempre. Ma sì, è un'ottima analisi questa, e soprattutto noi tiriamo
traiamo la forza delle nostre vittorie proprio da questo fondamentale che è la difesa. Noi sappiamo che possiamo contare su questo, sull'intensità che mettiamo nelle difese. Hai visto l'ultimo sfondamento preso da Giampaoli, che tutti mi chiedono perché non segna, ma Giampaoli è uno che ha una grinta pazzesca, è un giocatore che noi conosciamo bene, si sposa benissimo con l'altro plego, Renato Quartuccio. Facciamo di questo la nostra forza, la voglia di stare insieme, la voglia di reagire, la voglia di non mollare mai. Ecco, questa squadra non mollerà mai, è un marchio di fabbrica. Grande Del Testa, grande Valesin, però secondo me questa sera vorrei fare un complimento speciale a Bagnoli, perché a mio parere ha tenuto botta contro uno dei migliori centri della Serie B, e non solo, perché Iannilli, ricordiamolo che l'anno scorso era in Serie A, prima a Tortona e poi alla Fortitudo Bologna e poi a Tortona, quindi non stiamo parlando di un pivello appena arrivato in questa categoria. Ma è stato inaugurare il palazzetto di Cassino con questo duello sotto le plance Iannilli-Bagnoli, è stato bellissimo per gli amanti del basket. Onestamente ci siamo rifatti gli occhi qui a Cassino, vedere due pivot di questo livello che si fronteggiavano, che si riempivano di spallate, che facevano sportellate insieme, è veramente un piacere per chi ama il basket. Io vorrei sottolineare che quello che tu hai detto è assolutamente vero, ma io darei anche un grande merito a chi è arrivato dalla panchina a 5 minuti dalla fine, che è Duilio Birindelli. Si è caricato la squadra emotivamente sulle spalle, ha messo la tripla secondo me decisiva che ci ha dato la carica finale, e un giocatore fantastico. La prossima andiamo a Cefalù, è una partita tosta, sia da un punto di vista secondo me della squadra che andremo a affrontare, un outsider del campionato potremmo quasi dire, ma allo stesso tempo una trasferta che comunque toglie parecchie energie, e lo sappiamo. Un tuo commento personale sulla prossima avversaria? Ma hanno due giocatori di grandissimo livello e sono contornati da altri otto di ottimo livello, hanno cambiato da poco con l'allenatore, giocano in casa, fanno della forza del loro palazzetto, che è come il nostro, la voglia, la tenacia, un po' come noi. Jordan Losi e Paparella sono due grandissimi giocatori, per cui dobbiamo assolutamente essere concentrati, andare lì, fare la nostra partita e, se possibile, cercare di vincerla. Partita non semplice, come magari poteva essere alla vigilia, guardando la classifica. Visnova sicuramente ha qualche punto in meno di quello che merita, perché è una squadra lunga, completa e con giocatori importanti. Noi sapevamo che affrontavamo una squadra complicata da questo punto di vista, e infatti si è vista la partita, però averla portata a casa nel finale tenendoli con un punteggio basso e lottando fino alla fine sicuramente è un buon segno per un buon inizio di campionato in casa. Ti faccio due domande da un punto di vista tecnico. Dove hai trovato la forza di tenere, nonostante le pessime percentuali dal campo, a Giampaoli? E stasera, da un punto di vista realizzativo, hai trovato due mostre come Valesin e Del Testa? Ma loro sono sempre, danno sempre il loro contributo, sono ormai rodati sotto questo punto di vista. Quindi sono affidabili, anche se questa sera abbiamo fatto veramente non benissimo al tiro, però questa è una squadra che ha carattere, lo ha dimostrato non mollando su nessun pallone, anche subendo fischi non giusti nell'ultimo minuto. C'è stata qualche chiamata un po' dubbia che ha riaperto la partita, eravamo più 7, qualche fischio insomma è scappato un po' così, però ci sono gli errori, li abbiamo sbagliato noi, figuriamoci se non possono sbagliare gli arbitri. Nel complesso io sono orgoglioso di questa squadra, perché non era facile portarla a casa, non era facile recuperare quando siamo andati sotto con tutta la pressione da parte nostra, perché prima partita in casa, devo dire che i ragazzi comunque l'hanno sentita, avevano questa voglia di riscatto, e ci siamo riusciti a portare il foglio rosa a casa, che era il primo nostro obiettivo. Sinceramente sono contentissimo dell'approccio, anche se abbiamo fatto una partita sottotono dal punto di vista offensivo, ma l'approccio difensivo è stato più che buono, e questa squadra, se riesce ad unirsi in questo modo, sinceramente io sono molto molto ottimista per il futuro. La scelta di Birindelli di tenerlo così tanto in banchina per poi buttarlo nella mischia nel finale?
Sapevo che Duilio poteva darmi qualcosa nelle fasi finali, un giocatore che è sempre presente sulla partita e poi ha la capacità di mettere i canestri importanti. Il tiro da tre che ha messo è stato fondamentale nel recupero e nell'accendere la miccia per avere il sorpasso su Visnoma. Sinceramente è un giocatore che abbiamo affrontato l'anno scorso, quindi conosciamo bene, nei momenti importanti sa cosa deve fare, quindi mi fido molto di questa situazione. Siamo qui con il giocatore della Virtus Cassino, Valerio Marsili. Allora Valerio, oggi era impossibile mancare e toppare un appuntamento così importante come la prima in casa a Cassino. Voi non l'avete fatto, sudando e lottando, però l'avete fatto. Buonasera a tutti, innanzitutto ci abbiamo provato purtroppo a buttarla, credo che abbiamo qualcosa in più di loro, abbiamo fatto un paio di strappetti durante la partita, primo quarto eravamo partiti bene, forse abbiamo raccolto meno di quello che avevamo seminato e anche terzo quarto poi eravamo riusciti a fare un altro piccolo gap a nostro favore. Io sono contento, sono veramente contento perché ci tenevo, ma tutti noi ragazzi ci tenevamo a bagnare con una vittoria il nuovo palazzetto dopo una bella settimana comunque di lavoro nostro e anche della società con l'inaugurazione e tutto. Secondo te la vostra vera forza è appunto il collettivo? Io sono di un'idea che vincere quando si segna e si fa canestro è facile, no? E riesce. Il difficile sta a portare a casa una partita in una sera in cui non sei tanto brillante a livello di percentuali. Sicuramente un po' a merito dei nostri avversari, un po' a demerito nostro, perché noi credo che dobbiamo lavorare molto sul capire i momenti importanti della partita, ovvero noi abbiamo secondo me un problema, il capire quando ammazzare la partita. Noi in questo inizio di campionato ho visto che molto spesso tendiamo a fare un break, un gap positivo a favore nostro e non abbiamo la forza o la capacità o la lucidità di ammazzare la partita in quel momento quando l'inerzia è a nostro vantaggio. Detto questo, sicuramente siamo 10 giocatori 10, le rotazioni sono lunghe, c'è per forza qualcuno che gioca male, qualcuno che gioca meglio, qualcuno che gioca meno bene, qualcuno che gioca bene. È lì la forza di una squadra che ha 10 giocatori e che il coach può, insomma, può ruotare e attingere da una panchina così lunga. La difesa secondo me anche stasera ha fatto la differenza, forse potevamo chiuderla un po' prima, c'è stato anche secondo me un fischio arbitrale che diciamo che discutibile, 5 secondi a Giampaoli, però sono contento, sì, l'abbiamo portato a casa forse anche meritatamente. Detto questo, umiltà e testa bassa e continuare a lavorare. Sopra gli spalti c'è un cuore che vola, ci unisce tutto.